Every driver has a story to tell of their first race car. Drivers will talk about their victories, their losses, and their journey. Here is the starting point for racing dreams, where aspiring drivers begin forging their own legacy. For a select, devoted few, awaits not just the finish line, but the chance to become a racing legend. Appassionati delle corse automobilistiche NASCAR, vi invito a seguire il mio campionato personalizzato sul mio canale YouTube, Silverio Tintisona. Ehi amici di YouTube, un saluto a tutti quanti voi, siamo tornati qui con Forza Motorsport 7 per il mini campionato personalizzato NASCAR. Intanto mi metto i guanti, sto mettendo i guanti. Siamo sempre qui con il mio volante della Trasmasters e dallo sfondo, come potete vedere alle mie spalle, oggi gareggeremo con la mia Chevrolet modificata della livrea, fatta personalizzata, sponsorizzata YouTube. E niente, allora io ho già impostato tutto quanto, io direi di andare in gara, ok, allora sono 30 giri, siamo a Austin in Texas. Questo era un circuito per quanto riguarda la sperimentazione delle auto NASCAR. Cambio manuale. Si va. Buona visione a tutti, amici. Niente qualifiche, purtroppo, qui in gara. Sportellano. Siamo partiti purtroppo dall'ultima posizione.
sempre un pit stop obbligatorio, mi pare. Guardava la videocamera.
5 giri alla fine. Due giri alla fine, sedicesima posizione su 24. No, che è successo? No, nulla. Ho sbagliato a tirare. Cosa? Ho sbagliato. Ventinovesimo giro, siamo all'ultimo giro, questo qui.
Bella, bella gara, dai. Certo, un po' pallosa, nel senso se pensessi giri così, però discreta, sedicesimo posto, 53,9,22. Però non capisco il triangolo che significa, miglior giro. Totale 27,48, dal primo 27,9, l'anno al settimo. Il primo a quanto ha girato? Come vedo? Come si vede? Oh, volevo vedere come si vede sopra, in alto. Come si vede? Prossima gara? No, io volevo salvare play, io. È questa, speriamo. Allora, Austin. Scusa, è questa, fa vedere un attimo. Scusate, do un'occhiata un attimo. Sì. Ok. Ok, allora possiamo anche uscire. Volevo dire la classifica, volevo dire che mi sono sbagliato, purtroppo, e vabbè, quello là. Allora, usciamo anche da qui. Secondo posto, non lo so, Jimmy Audrey. Bravo, bravo. Esatto, mi tocca comprare un'altra macchinetta, pure a me. Mi tocca comprare. La Formula E mi dà. Costa 80.000. Vediamo se la va, che tanto ne servono. Ah, quell'altro sconto è zero. L'Audi A4. Buona. Ok. Arriva a livello 5. E va bene, ok amici, allora scusate, pardon, poi ammuto. Allora amici, si conclude qui questa, quante gare abbiamo fatto, fino a mi pare la terza gara questa qui, no? È la quarta? Ho il foglio con tutto scritto. Austin, Texas, terza gara, ok. Si conclude qui questa terza gara del Gran Premio, questo Gran Premio NASCAR personalizzato. Abbiamo provato anche qui la mia Ford modificata di livrea pubblicizzata, quella lì, e niente. Ok amici, io per il momento vi saluto qui, un abbraccio, un bacione a tutti quanti, vi ricordo sempre di mettere un bel like ai miei video, di condividerli, se ancora non vi siete iscritti al canale YouTube iscrivetevi. Quello lì così aiutate a me, aiutate il canale a crescere. Grazie a tutti quanti, ciao, un bacione a tutti quanti, ciao. Lo sta il telecomando della videocamera. Amici di YouTube, se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link PayPal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account. Grazie.